Grazie Francescato, siamo all'Aquila con un simbolo tutto aquilano? Sì, non è un caso, perché io sono anche cittadina abruzzese, dal 2003 sono cittadina onoraria di un piccolissimo paese a Bateggio, sulla Maiella, perché cerco di vivere il più possibile secondo i miei ideali e quindi a contatto con la natura, a contatto con l'ambiente, vengo all'Aquila da tantissimi anni e tornare oggi da una parte è uno strazio, dall'altra però noi dobbiamo resistere il più possibile e cercare di perseguire con molta forza la rinascita dell'Aquila, senza fare false promesse, perché i cittadini aquilani ne hanno avuto abbastanza, uscendo da questa logica di affari e malaffari e cercando di capire che ricostruire la città può essere un'occasione, cioè ogni crisi, ogni tragedia ha anche un'opportunità in sé, quindi ricostruire la città vuol dire mettere insieme per esempio ragioni del lavoro e ragioni dell'ambiente, pensate alla bioedilizia, quindi per favore niente pietra col cemento, queste cose folli. Il rischio che si corre oggi all'Aquila. Dio, una ricostruzione vera che permetta appunto anche di inserire le rinnovabili, l'efficienza energetica, questo significa dare decine di migliaia di posti di lavoro, perché già oggi il fotovoltaico, che va fatto bene chiaramente non su terreni agricoli, da 155.000 posti di lavoro. L'altra cosa importante è ricostruire la comunità, perché il terremoto purtroppo ha sparpagliato la gente in giro, molti sono caduti in depressione ed è importantissimo fare operazioni come quella dei gas, no? Di fare questo mercatino, di fare in modo che il centro ieri in Piazza Duomo possa rivivere con cose anche semplici. Non dimentichiamo che l'Aquila ha anche una gran parte del territorio agricolo e dentro al parco, quindi questa può essere un'altra occasione e quindi credo che con molta semplicità, senza fare false promesse, con impegno, sapendo che la strada è tutta in salita, noi dobbiamo trovare il coraggio di ripartire. Tutto questo c'è Massimo Cialente, candidato sindaco, per voi è una garanzia oppure la coalizione ha qualche piccola confusione? Io sarò onesta, dovunque in Italia noi dobbiamo fare la differenza dentro al centro-sinistra, parlo di noi di SEL, perché il centro-sinistra faccia la differenza rispetto al centro-destra, perché quando io giro il territorio italiano non mi accorgo. Questa differenza. Io non mi accorgo guardando il territorio che c'è una differenza, dappertutto vedo la stessa folle diffusione del cemento, abbiamo 5 milioni di case sfitte in Italia, si continua a costruire male, si continua a obliterare, pensiamo a cosa è la costa abruzzese che fa stringere il cuore, quindi veramente il centro-sinistra deve fare la differenza. Allora dobbiamo essere onesti, Cialente ha avuto di fronte a sé tragedie immani, quindi anche se sono stati fatti degli errori sono comprensibili, noi pensiamo che comunque si possa fare meglio, quindi noi siamo dentro per fare questa differenza, per far capire che ormai davvero ecologia ed economia non hanno lo stesso prefisso per caso, che davvero si possono mettere insieme ragioni del lavoro, ragioni dell'ambiente, sindacalisti, ambientalisti, agricoli, si fa già in Italia, si fa già in tante parti, anche qui. Non a caso citato a Bateggio, citato, ci sono tanti territori in questo luoghi ancora tra virgolette incontaminati. Un agriturismo dove la coppia che l'ha rimessa in piedi era un vecchio rudere, sono tornati dal nord Italia dove si occupavano di moda e hanno avuto il coraggio di fare questo agriturismo, adesso vivono di questo e veramente si mangia non a chilometro zero, a metro zero, perché io la mattina vedo la verdura che mangerò la sera, quindi voglio dire che sono tutti elementi, sono tasselli di un mosaico che si possono e si devono costruire partendo dal grande patrimonio di beni culturali, di beni naturali che ha l'Abruzzo, che ha l'Aquila, perché l'Aquila non può essere vista fuori dal suo contesto, quindi questo segno al collo non è casuale. E vorrei chiudere citando una frase molto bella di un vescovo pugliese, che forse conoscete, era un grande pacifista, Don Tonino Bello, e lui diceva a coloro... anche degli economisti lo citano... Sì. Perché lui era un grande persona, un'anima grande, e lui diceva a coloro che mostrano i segni del potere dobbiamo mostrare il potere dei segni, e quindi in questo senso l'Aquila è un segno non soltanto per l'Italia ma per l'Europa. È difficile, non si può fare retorica, quindi è difficilissimo, la strada è in salita, siamo tutti tentati dal cadere nella disperazione, e invece dobbiamo proprio essere capaci di organizzare la speranza e di fare un salto di qualità della coscienza collettiva. Può essere che in questa tragedia l'Aquila poi possa dare davvero un segnale, un esempio per tutta l'Italia. Cerchiamo nel nostro piccolo di mettere il nostro tassello.